stamattina, ascoltando quel poco che sono rimasta, ma sono rimasta con molta attenzione i poeti che hanno letto nella nostra aula Pascoli del nostro dipartimento, lì in via Zamboni 32, mi sono fatta tre brevi riflessioni, brevissime, che coinvolgono il concetto di spazio e ve le dico. E cioè la poesia che esce dagli spazi tradizionali, la poesia che entra negli spazi metropolitani, la poesia che si apre al di là della pagina scritta, la poesia che diventa momento detto, momento di oralità, momento di voce. Ma ascoltando i poeti giovani che hanno letto questa mattina e che toccavano tutti i temi di impegno forte, ma anche di spazi diversi del nostro mondo, non è solo l'uscita, è lì che mi ha colpito, non è solo la poesia che esce dalle aule tradizionali e che occupa altri spazi e che gira per la città, ma è la poesia che gira tra le nazioni e che conquista un rapporto di spazi internazionali. E allora, come convivevano e come convivevano così bene queste voci che ho ascoltato questa mattina, dal Marocco, ragazzo di origine russa, ad altro che veniva da Catania, ad altri che sono qua magari ospiti di Bologna per i loro studi universitari, non c'era bisogno che ci raccontassero tanto le loro storie, perché le parole della poesia da sole sanno dialogare. E quando sono intense e quando affrontano, come i testi che ho ascoltato stamattina affrontavano i motivi della disperazione o del dolore o della gioia o della voglia di resistere o della voglia di denunciare delle situazioni, ecco che il dialogo diventa concreto e si materializza proprio in voglia di esistere nel presente. La poesia è cambiamento, la poesia è cambiamento, non esiste la poesia se non con la voglia di trasformare le cose. Quindi molto giusto dare questo senso anche alle letture di questi tre giorni, non esiste poesia se non con la idea che il mondo si può trasformare possibilmente in meglio. Quindi molto felice di essere qua, ascolterò finché posso il più possibile e in questi tre giorni molto volentieri negli spazi che si occuperanno. Grazie.